oggi per cercare un po' di chiarire la mia posizione, perché dopo, diciamo, questi momenti non ho mai parlato. L'ultima volta che avevo parlato è stato un po' conversando, un po' durante i mondiali, ma era un periodo un po' particolare. Non avevo solo detto che avevo bisogno di fare una chiacchierata con il mio presidente. Poi dopo questo invece ho letto tante cose, sono state dette tante cose, ma mai da me, gente che magari poteva pensare, però invece niente. Quindi sono qua per chiarire un po' questa situazione. Fantastico, penso che è il più bello da quando gioca a pallone, merito di una grande società, di una grande squadra che ha giocato per me e di un pubblico che mi ha sempre sostenuto e anche nel periodo dove non ho segnato mi ha sempre voluto molto bene. Dove sono riuscito a vincere la Scarpa d'Oro, che non l'aveva mai vinto nessun italiano, capocannoniere, e poi sono riuscito a vincere a fare, vuole fare bene nel calcio, quindi credo alla sua buona fede. Con questa annata così stupenda ho ricevuto richieste importanti, dove sapete tutti anche voi le richieste importanti che ho avuto. Magari voi rimarcavate soprattutto il fatto del contratto economico, perché è vero che magari ho ricevuto contratti dove potrei triplicare il contratto che ho tuttora, però ho ricevuto offerte da queste squadre che lottano magari per vincere scudetti e per, che giocano in Champions League, che penso che sia molto importante per un giocatore fare la Champions League. Resta il fatto che io l'anno scorso questa Champions League l'avevo conquistata sul campo, per merito molto dei miei compagni, mio e ripeto, anche di un pubblico che mi ha sempre voluto bene, mi ha sempre trattato come un re qua. Però che per motivi che io non voglio, io credo nella buona fede della società, perché credo che la famiglia della Valle sia una famiglia pulita, che vuole fare bene nel caso, quindi credo alla sua buona fede. A me sinceramente mi piacerebbe fare proprio una chiacchierata con il mio presidente, per cercare di trovare una soluzione che possa andare bene a, sia a me che al mio presidente, con un buon senso, perché ho sempre avuto un bellissimo rapporto con la famiglia, e mi piacerebbe fare appunto una chiacchierata con loro per cercare di trovare una soluzione, perché penso che anche dal punto di vista umano, sia la famiglia della Valle, qualsiasi tifoso, possa anche capire quali sono le ambizioni di un giocatore che ha avuto, non so se la fortuna o la sfortuna di arrivare tardi nel calcio che conta, perché ho fatto tanta C, B e solo negli ultimi 2 anni mi sto togliendo delle soddisfazioni, penso bellissime, perché vincere la Coppa del Mondo è il massimo, però proprio perché ho visto che vincere è veramente molto bello, mi piacerebbe vincere ancora, perché non è che ho 20 anni, che ho una carriera davanti, però purtroppo, anche se magari non li dimostro, sono quasi 30 anni. Quindi mi piacerebbe cercare di sfruttare al massimo gli ultimi anni che ho per vincere qualcosa di importante. E niente, tutto qua è magari un po' mi è dispiaciuto che magari il presidente non voglia parlare di questa mia situazione, però spero che si risolva più presto.